Da Bologna, dove si è svolto lo sciopero generale dei metalmeccanici CGIL dell'Emilia-Romagna, Susanna Camusso torna a chiedere ai vertici Fiat e al governo di tirar fuori i piani industriali. Non si può sempre rispondere che bisogna ringraziare di esserci e non fare mai domande, dichiara il numero uno della CGIL. Gli esponenti dell'esecutivo, invece di fare i tifosi di un presunto cambiamento positivo, che invece è un peggioramento, aggiunge, aprono un tavolo in cui si capisca quali sono i progetti della Fiat. All'azienda e ai sostenitori di quel modello, la guida del CGIL chiede di riflettere sul risultato di quei lavoratori che dovranno subire quelle condizioni e che hanno detto no a quel modello. Riflettono, sottolinea Camusso, sul fatto che le fabbriche non sono caserme e i lavoratori devono condividere l'organizzazione del lavoro. A Susanna Camusso fa eco il numero uno della FIOM, Maurizio Landini. Credo che se la Fiat diventasse un modello, afferma, questo metterebbe a rischio i diritti di tutti i lavoratori, non solo privati ma anche pubblici. Per Landini la gente ritiene che il modello Marchionne sia pericoloso per i diritti di chi lavora, che non garantisca nemmeno un futuro e non affronti i problemi veri della crisi nel nostro paese. Mentre l'idea di Confindustria, secondo la quale sarebbe possibile superare il contratto nazionale, è un fatto gravissimo, non accettabile, che indica come i rappresentanti delle imprese pensino alla competizione con Polonia e Turchia e non con Francia e Germania. C'è anche un problema, ha concluso Landini, di come continuare questa mobilitazione. Credo che dopo la giornata di oggi sia necessario porsi anche il problema di una sua estensione. Quello che faremo è impedire che venga applicato l'accordo separato, perché quell'accordo è lesivo dei diritti dei lavoratori. Metteremo in atto tutte le azioni possibili, sindacali, giuridiche e contrattuali. Tre incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore. A Nicolosi, in provincia di Catania, un uomo è morto mentre stava lavorando in una cava per l'estrazione di pietra lavica dell'Etna. È stato travolto da parte di un costone che si è staccato da una parete di roccia. In nottata è morto il volontario di 62 anni che ieri pomeriggio a Pinerolo era caduto nella tromba del montacarichi del teatro sociale della sua città, dove stava allestendo il palco per la presentazione della tappa del Tour de France di ciclismo. Un altro incidente mortale è sempre la notte scorsa sulla linea ionica delle Ferrovie dello Stato, a Podicolo, in provincia di Matera, dove è morto un operaio. Il traffico ferroviario, bloccato subito dopo l'incidente, è ripreso questa mattina. Il giorno della memoria è stato commemorato oggi dalle massime cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica ha partecipato con la cerimonia al Quirinale. Ricordando la persecuzione e lo sterminio degli ebrei, i napoletani hanno chiesto attenzione, vigilanza e pronte reazioni, dovunque quel germe dell'intolleranza si manifesti, in qualsiasi forma, anche in paesi che si sono dati dichiarazioni di principi e costituzioni democratiche. Il Presidente del Senato Schifani si è recato al campo di sterminio di Mauthausen, mentre il Presidente della Camera Fini ha fatto visita alla comunità ebraica di Roma. Altre manifestazioni e commemorazioni sono svolte nelle principali città italiane. A quella di Bologna hanno partecipato anche Susanna Camusso e Maurizio Landini.